signori miei. Benvenuti in questo nuovo video, questo video importantissimo di importanza nazionale. Infatti, come avrete sicuramente visto nei Firenze Food Tour, ci sono un sacco di cibi tipici, un sacco di prelibatezze in questa città. Però per quanto riguarda una in particolare c'è sempre un dibattito bello acceso. E sto parlando della schiacciata e questo dibattito riguarda a qual è la schiacciata migliore di Firenze. Ecco, la scena delle schiacciate senza alcun dubbio è dominata dall'antico vinaio che ormai conoscono tutti in tutto il mondo. Però effettivamente è la migliore di Firenze? Io ho alcuni dubbi a riguardo, perciò mi sono fatto consigliare su Instagram da tutti coloro che mi seguono quale secondo loro è la schiacciata migliore di Firenze. Ho raccolto un po' di nomi di posticini molto interessanti, quindi adesso non ci resta altro che andare alla caccia e all'assaggio della schiacciata migliore di Firenze. Le varie schiacciate saranno giudicate secondo tre voti. Il primo riguarderà la schiacciata in sé, quindi la croccantezza, la bontà della schiacciata. Il secondo la qualità degli ingredienti, la combinazione di questi. E infine il voto generale della schiacciata. Mi sento veramente una grande responsabilità addosso con questo video. E comunque penso che questo video sarà il primo di tanti altri video dove vado a cercare il cibo migliore di Firenze. Quindi il miglior lampredotto di Firenze, la miglior pizza di Firenze, eccetera eccetera. Ho deciso che in ogni posto dove andrò non sarò io a scegliere la schiacciata, bensì saranno i proprietari a consigliarmi quale secondo loro è la migliore schiacciata che fanno. Perciò adesso, per aprire le danze con questo schiacciata food tour, iniziamo con l'antico vinaio. Una cosa che apprezzo veramente tantissimo dell'antico vinaio è che apre alle 10 di mattina. Quindi se a te per esempio ti viene voglia di schiacciata la mattina, puoi andare dall'antico vinaio. E direi che le persone a cui fa voglia di schiacciata la mattina sono veramente poche. Di solito la fila per l'antico vinaio parte da qui e arriva fino laggiù. Volevo assaggiare la vostra migliore schiacciata. La vostra migliore. La favolosa, la prima. Perfetto. Il nostro panino più famoso, quello che sono di Italia. Perfetto. Grazie mille. Perciò su consiglio dei ragazzi dell'antico vinaio ho preso la loro schiacciata di punta, la favolosa. Schiacciata che ha reso l'antico vinaio quello che è oggi. E dentro questa favolosa si trova sbriciolona, crema di pecorino fatta in casa, crema di carciofi, melanzane grigliate piccanti. Perciò una schiacciata bella cremosa. L'aspetto veramente nulla da dire. Bella carica, arrogante. Odore di sbriciolona bello predominante. Si sente il pepe, si sente il pizzicantino delle melanzane. Signore e signore, diamo ufficialmente inizio a questa caccia alla schiacciata migliore di Firenze. Buon appetito a tutti. Porca miseria, sbriciolona è bella insaporita dal pepe. Inizialmente nel sapore delle creme sento un sentore di maionese che ci sta di brutto. Da quel tocco di acidino che si accosta con la dolcezza delle melanzane che spacca. Mi piace il contrasto di consistenze che si sente con i denti sopra e quelli sotto. C'è un motivo se l'antico vinaio è anche a New York. Americani, vi abbiamo fatto un bel regalo, lascia fa, va. Altro che Statua della Libertà. Perciò, complessivamente, andiamo ai voti. Saporita, cremosa, croccante, nulla da dire su questi aspetti. La sbriciolona spacca, assaggiamo la schiacciata da sola. Delicata, soffice, ariosa. Si sente l'olio, si sente il sale. Iniziare così a bomba è difficile. Allora, la schiacciata in sé gli do un bel 9,5. Mi piace veramente come si rapporta in bocca. Guardate quanto è soffice la sbriciolona. È un foglio di carta velina. E anche agli ingredienti devo dargli un bel 9. E la schiacciata in sé, per questo gusto, per quanto è carica, è salata, è piccante, c'è dolcezza, un tocco di acidità, c'è tutto. Gli do 9. Non gli do 10 perché l'avrei preferita leggermente meno saporita, ma giusto per i miei gusti personali. Però porca vacca, si è iniziato veramente a bomba con questo tour di schiacciate per Firenze. Proseguiamo adesso. Altro posticino dove andare a cercare la schiacciata migliore di Firenze, Schiacciamatta, che mi avete consigliato veramente in tantissimi su Instagram e che già conoscevo perché l'avevo portata nel primo episodio di Firenze Futura. È sempre veramente molto piacevole andare a trovare un caro vecchio amico. Andiamo verso questa seconda tappa. Se la schiacciata dell'antico vinaio va gustata sulle rive dell'Arno, la schiacciata di Schiacciamatta va gustata di fronte alla loggia dei pesci. La Schiacciamatta mi hanno consigliato di prendere la schiacciata paradiso con dentro prosciutto, crema di funghi, valeriana, pecorino e pomodori. Perciò questa qui si tratta di una schiacciata che gioca molto sulla qualità degli ingredienti, in quanto sono molto semplici. La schiacciata in sé a primo impatto mi sembra molto areata, bella croccante. Buon appetito a tutti. Qui abbiamo l'opposto di quello che avevamo con l'antico vinaio. La base della schiacciata è morbida mentre il sopra è croccante. Ci sono anche i granelli di sale grosso sopra che la rendono veramente molto saporita. Il prosciutto crudo si scioglie veramente in bocca. Rispetto a quella dell'antico vinaio, la spinta qui viene dal sale della schiacciata stessa. Il sapore della schiacciata mi ricorda un sacco quello della pizza.
quanto riguarda la schiacciata in sé gli do un 8 meno, per il semplice fatto che preferisco la parte sotto croccante invece di quella sopra, e poi perché è leggermente troppo salata per i miei gusti. Non lascia molto spazio al sapore degli ingredienti. Ingredienti semplici ma buoni, quindi gli do un bel 8 più. Complessivamente la schiacciata si prende un bel 8. Però una cosa bella del cibo, come sicuramente saprete, è che questo si può condividere e va condiviso la sua bontà, la sua bellezza. Perciò per accompagnarmi nelle prossime tappe alla ricerca di questa schiacciata migliore di Firenze sarà Lorenzo Gagliano. Come mai hai scelto l'uomo più magro d'Italia? Comunque la gente ci guarda ma non sanno cosa stiamo per combinare. Stiamo facendo una questione proprio nazionale. Macello, oggi è macello, vado già a mangiare. Perciò dici chi sei e cosa fai. Lorenzo Gagliano, classe 92. Magro, come hai visto? No, creo contenuti su Instagram e racconto il food fiorentino e italiano attraverso le storie su Instagram, contenuti sui social. Mi definisco un food advisor, quindi mangio per far sì che le persone che vengano in città vadano a colpo sicuro a trovare il locale giusto. Non potevo chiedere di meglio per compagni questo schiacciata food tour. Andiamo, io ho fame, Franci. Andiamo a mangiare. Terza tappa, i fratellini. Siamo al taste test di questa terza schiacciata, la sento già bella croccante. Aspetta, la parola d'ordine non la dici? Buon appetito a tutti. Volevo dirla io. Buon appetito a tutti. Buon appetito a tutti. Andiamo al crunch. Andiamo al crunch e il taste test. Cheers. Questo crunch mi ha garbato assai. Prosciutto arrosto, crema tartufata. Qui si va con i fratellini, si va a coppie di ingredienti, però la semplicità a volte ripaga. Vero. Crema tartufata bella decisa, bella predominante insieme al prosciutto che è fresco. È un macello, si sbrodola tutto, eh. Anche il tartufo non è troppo forte che dà noia. Anche a chi non piace magari il tartufo, secondo me se la può mangiare tranquillamente. Quanto è bello mangiare. È una roba unica. Schiacciata pagata a 4 euro. Quindi il prezzo ci sta alla grande. Il prezzo super economico, super cheap. Quindi direi di andare alla votazione. Allora, la schiacciata non è troppo salata, però è comunque saporita. Non si lascia sopraffare agli altri ingredienti. Si sentono tutti. Sì, sì, infatti si sente tutto. Niente sommerso a nient'altro. La schiacciata è bella croccante, però non è troppo areosa e manca quel tocco di morbidezza. Quindi le do un 7,5. Io do 7. Ingredienti invece... tanta roba. Nonostante ce ne siano pochi, perché sono due, la schiacciata ha un sapore veramente importante, distinguendoli entrambi. Anziché magari altre schiacciate hanno bisogno di 5, 6, 7 ingredienti per far uscire il sapore. Esatto. Io gli do gli ingredienti un 8 più. 8 anch'io per gli ingredienti. Perciò voti generali di questa schiacciata. Io gli darei un bel, perché comunque è positivo, 8 meno. Ok, ci quel sta, menino che... Incoraggiamento. Facciamo di più, si può sempre migliorare. Invece io gli do 8. Mi mancava quella spinta proprio che mi facesse fare wow. Sei troppo magro, voglio vedere nella prossima schiacciateria cosa combinerai. Andiamo a mangiare. Andiamo là. Verso il prossimo posticino. Ma andiamo a piedi o si va in mobile? Si rotola. Ok. Prossimo concorrente di questa caccia, la taverna dei Ghiotti. Alla fine abbiamo optato per una batigol con dentro prosciutto di cinghiale, crema di cipolle caramellate e pecorino. Sono curioso, eh. Prosciutto di cinghiale mi incuriosisce veramente di brutto. Buon appetito a tutti. Porca vacca, mamma. Porca vacca. Particolarissimo, eh. Prosciutto di cinghiale, ma ci sta la grande. Oltre al prosciutto di cinghiale, la cipolla caramellata. Ci sta di brutto. Io ho un debole per la cipolla caramellata. Senti il contrastino interessante. Ti lascia in bocca quel sapore di cipolla. La schiacciata è morbida, croccante all'esterno, bella ariosa, leggera. E si sposa bene con gli ingredienti. Mi aspettavo il cinghiale molto più selvaggio, però in realtà è delicato. Voglio assaggiarlo anche da solo. Io invece è vero, anche io me l'aspettavo molto più forte come sapore. Cavolo, questo lì mi ha stupito veramente tanto. Anche il formaggio buono. Molto buono così, però vorrei provarlo poi in futuro in versione
formaggio sciolto. Andiamo ai voti. La schiacciata in sé mi ha veramente stupito, mi piace veramente tanto, forse una delle migliori che abbiamo assaggiato finora, perché è croccante sia sotto che sopra, ma all'interno è soffice, quindi gli do un bel 9 e mezzo. Io come sempre cerco di stare un po' più bassino, perché voglio trovare quella perfetta. Il 10 secondo me non esiste. Gli do un 9 perché comunque con tutti gli ingredienti, come dicevamo, si sposano alla grande con la schiacciata. Un calzino che copre proprio, buonissima, quindi 9. Ingredienti anche qui si va su. Siamo alti, anche qui. Sì, 9 meno per me. Io continuo sul 9. Nel complesso la schiacciata gli do 9 più. Secondo me complessivamente è da 9. Il girone dei ghiotti, davvero tanta roba. Ci piace come sta procedendo questo schiacciata food tour. Comodo, eh? Telecamera, te, io mi amo. Io devo girare, io devo fare il mio lavoro. Comunque siamo in Borgo Albizzi, qui a 2 passi anche da Piazza della Repubblica e l'Arco di San Pirino, e andiamo a Sapori Toscani. È questo buona. Mi ispira, già è già dal nome. Schiacciata deliziosa da Sapori Toscani con mortadella e San Casciano, crema e pomodorini secchi e robiola. Andiamo, andiamo al taste test. Buon appetito a tutti. La mortadella di San Casciano insieme alla mortadella di Prato sono molto diverse. È un concetto totalmente diverso dalla mortadella classica che tutti conosciamo, tipo la bolognese. Sì. Mortadella classica è molto più piaciona. Sì, questa sì. È un attimo da capire meglio ed è veramente saporita. Porca vacca, tanta roba sta mortadella. Sapore molto particolare. Pensi anche col pomodorino come ci sta? Il saporino bello scuro. Schiacciata, che ne pensi? Proprio schiacciata della... leggera, croccante. Bella digeribile anche. Sì, 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 molto, molto leggera la schiacciata. Il pomodorino che dà quel tocco di unta a tutto, insieme alla cremosità della robiola. Poi c'è la mortadella che si scioglie in bocca. Davvero un bel connubio. Oh mamma! Io dico sempre che è un sacrificio e soprattutto è un lavoro duro, ma qualcuno dovrà pur farlo, no? Bisogna farlo. Noi ci sacrifichiamo. Si fa per voi. Scusami, sennò... Davvero molto buona. Questa è un incrocio, no? Molto... Fuori è molto crunch, dentro invece è morbidona, nonostante sia sottile. È piacevole, anche perché quando è troppo crunch c'è quel problema che quando dai il morso si spacca tutto, sì, e ti graffia quasi il palato. Invece qui è fuori esterno croccante, però dentro è morbido e quindi non ti graffia il palato. Molto buona, che qui la schiacciata sono messo a livello di prima, quindi gli do un bel 9 più. 9, io gli do un 9. Qui gli ingredienti sono davvero spettacolari, si sente la qualità, la freschezza. La crema ai pomodorini secchi è eccezionale. 9 e mezzo. Ah, così proprio? Sì, sì. 9 più. Si vola alti però, si vola alti, non qui, me l'aspettavo livello, io. Sì. Allora, questa qui è una schiacciata leggera, buona, saporita. Il prezzo è veramente onesto, quindi 6 euro. E nel complesso rimango sul 9 e mezzo. Anch'io gli do un bel 9 e mezzo. Secondo me è speciale, l'hai visto? Cardosa. Si è cavata veramente bene questi sapori toscani. Ecco, in questa schiacciata non so te, ma ho sentito qualcosa di rustico, proprio di casereccio. Sì, casereccio, esatto. Arrogante. Ma era quel pomodoro, sono sì, il pomodorino pomodoro. Lì che, visto, rende un po' più scura, ma in sì, senso sì, positivo, sì. La schiacciata, che insieme alla mortadella dà, no, quell'aspetto un po' più tenebroso, sì, sì, goloso. Sì, sì. Da cacciatore. Da cacciatore. Allora, adesso dovrò salutare Lorenzo, perché deve andare a pranzo dopo tutte queste schiacciate, non contento. Perché ci dividiamo, due canali, no? Io adesso mi piazzo su Instagram e andiamo a raccontare di ciccia. Da Agricola Toscana, va, cari vecchi amici di Food Tour. Quindi chi vince? Perciò adesso ci dirà, secondo lui, qual è stata la migliore schiacciata e si è assaggiata oggi. Parliamo al presupposto, sono tutte buonissime, però Sapori Toscani è quella che ha spiccato un attimino. Ok. Soprattutto sia per la qualità del prodotto, pomodorino speciale dentro, schiacciata bella idratata, ci stava, molto buona, crunchy fuori, dentro morbida. Secondo me è il connubio perfetto, come abbiamo detto prima. Però adesso il video non finisce, ne manca ancora una. Mangia poco, mangia poco. Ci troviamo nella zona di Campo di Marte, più esattamente accanto allo stadio Artemio Franchi. Andiamo a chiudere la nostra caccia.
Ok, ci siamo finalmente di fronte all'ultima schiacciata di questa classifica. Schiacciata all'esclusiva, bella carica, forse come quella dell'antico vinaio. E questa volta si va di porchetta, melanzane, rucola, salsa piccante e pecorino. È molto interessante perché ogni locale ha il suo salume. Plot twist! No, no, che vuol dire? Spettacolo! Che ci fai qui? Devo fare il vaccino. Ah, vaccinatevi, l'Italia rinasce con dose? Un fiore. Certo. Lui è Saverio comunque, vive con me. Inquilini incontrati così a caso. È comunque molto interessante perché ogni locale ha la sua schiacciata di punta con un salume differente. Perciò andiamo al taste test. Buon appetito a tutti. Porca vacca, anche Firenze è piena di sorprese fino alla fine. Ci sta di brutto il contrasto con il freddo e la porchetta, il tiepidino e il caldo e la schiacciata che è bella croccante sia sopra che sotto, mentre l'interno rimane veramente soffice e bella ariosa. Non mi fa molto impazzire la melanzana. Assaggiamo la porchetta da sola. Magnifique. Ora io non sono un grandissimo amante del piccante, forse avrei preferito i pomodorini secchi, però diciamo che c'è la freschezza della rucola che allevia un po' il piccante. Guardate qui quanto è bella unta. Schiacciata pagata 6 euro. Le dimensioni sono veramente grandi, forse come quelle dell'antico vinaio. La schiacciata è veramente buona, forse una delle più buone, perché è veramente soffice all'interno, unta all'esterno, leggermente salata, e per me questo è un 10 meno. È proprio quello che cercavo. Anche gli ingredienti veramente molto buoni, perciò per la combinazione della freschezza e la qualità si meritano un bel 9. Per la schiacciata in sé, signori miei, questa si prende un 9 più. Proprio bella da mettere in bocca. Non le do il 9,5-10 perché al posto del piccante mi sarebbe piaciuto avere una cremettina più predominante. Infatti rimaneva leggermente un po' asciutta, però veramente degli ingredienti nulla da dire. Sì, questa qui ci sta di brutto mangiata prima di una partita di calcio. Sento un livello notevole di fiorentinità al suo interno. Perciò amici miei, che dire, questa ricerca alla schiacciata migliore di Firenze è conclusa, si è terminata con una classifica dei 6 migliori locali dove andare a mangiare la schiacciata a Firenze. Ovviamente scontato dire che non sono gli unici, ma ce ne sono veramente molti altri da provare, da assaggiare, che sono comunque molto validi. Però adesso è arrivato il momento di eleggere il vincitore di questo video. Questo qui è un momento molto molto importante. Votazione alla mano. Perciò al sesto posto con 23,75 punti si trova i fratellini. Al quinto posto con 24 punti schiaccia matta. Al quarto e il terzo posto a pari merito con 27,5 punti si trova il girone dei ghiotti e l'antico vinaio, mentre al secondo posto con 28 punti si trova la schiacciata dall'esclusiva da Francesco, e al primo posto con 28,25 punti, quindi veramente lì lì, siamo la schiacciata dei sapori toscani. Come avete visto con i punteggi siamo sempre lì lì vicini fra una e l'altra, perché alla fine sono tutte veramente molto molto buone. Ma con lei che si porta a casa secondo me e secondo Lorenzo Gagliano il primo posto come migliore schiacciata di Firenze è quella dei sapori toscani. È stato veramente un onore assaggiarle tutte. Come al solito spero che questo video possa ritornarvi utile. Una volta che venite a Firenze per assaggiare la schiacciata sapete dove andare. Noi come al solito ragazzi ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci. E adesso si è messo un bel punto nella classifica delle schiacciate, eh? Vediamo un po' cosa succederà prossimamente.